Ancora indiscrezioni sul caso di Guerrina Piscaglia ed in particolare sull'arresto dell'unico indagato per la sua scomparsa, padre Graziena Labi. La procura di Arezzo avrebbe disposto una rogatoria internazionale per poter sentire la dottoressa a cui il religioso si sarebbe rivolto chiedendole alcune informazioni riguardo all'aborto e alla legislazione italiana sul tema. Torna in ballo dunque l'ipotetica gravidanza di Guerrina che lei stessa avrebbe comunicato al religioso e sempre smentita da quest'ultimo. Pare invece che padre Graziano contattò la dottoressa nel dicembre 2013, quando quest'ultima lavorava ancora al Silvestrini di Perugia. L'episodio compare nelle carte dell'inchiesta e dell'ordinanza del GIP che ha portato all'arresto. Gli inquirenti adesso vorrebbero poter utilizzare la testimonianza della dottoressa in un eventuale processo. Si complica dunque la posizione del religioso, mentre il suo avvocato difensore Luca Fanfani sta preparando il ricorso al riesame. Intanto abbiamo sentito il direttore del carcere di Arezzo, Paolo Basco. Padre Graziano è una persona che si comporta regolarmente come gli altri detenuti, è socievole, parla con gli altri e quindi il mio, come dire, impegno è stato quello di chiedere quali potevano essere i suoi bisogni immediati come persona, insomma, quindi una persona sostanzialmente, tra l'altro, serena, certo, tra virgolette, perché fondamentalmente chiunque entra in carcere qualche tratto, diciamo, di ansia indubbiamente ce l'ha, ma senza volere, come dire, collegare niente di tutto questo. Paolo Basco smentisce che padre Graziano abbia concelebrato la messa di domenica mattina assieme a Don Dino, piuttosto che la traduzione effettuata per lo scafista. Tra l'altro, sia lui che padre Graziano sono nella stessa sezione. È certo che è in cella, ma è, come dire, di regola la sera viene chiusa la cella, ma durante il giorno possono socializzare, quindi è un istituto che da sempre si caratterizza a celle aperte. Questa è una sezione che ospita massimo 8 detenuti, effettivamente. Lui ha chiesto di avere praticamente i suoi testi religiosi che gli sono stati dati, perché non ci sono censure a suo riguardo. La televisione è libera, quindi di conseguenza immagino che lui abbia avuto modo di seguire praticamente quello che è stato un po' tutto il clamore mediatico. Lui per il momento può colloquiare soltanto con l'avvocato e quindi sia con i familiari a livello visivo sia con il mezzo telefonico dovrà essere autorizzato direttamente dall'autorità giudiziaria in questa fase. Padre Graziano avrebbe chiesto informazioni su come poter colloquiare con i suoi parenti che si trovano in Congo. Ovviamente dovrà presentare istanza all'autorità giudiziaria. All'interno del carcere non può per il momento svolgere alcuna attività, ma il clima tutto sommato è positivo. I nostri ospiti, quando arriva un nuovo giunto, sono molto accoglienti. C'è un clima di solidarietà, quindi sicuramente come dire, ha questo rapporto positivo con gli altri detenuti, anche per esempio magari di consumare qualcosa insieme, lui ha questa possibilità, è avvenuto ed è una cosa normale per un nuovo giunto. Guardi, io gliel'ho chiesto onestamente se avesse bisogno di un supporto psicologico, la sua risposta è stata che sono sereno, insomma questo mi ha, come dire, in qualche modo sollevato, diciamo, perché fondamentalmente è vero che è come, fra virgolette, gli altri detenuti, ma è anche vero che si porta dietro, diciamo, un bagaglio di pubblicità, per cui impegna in un certo senso anche nella, come dire, verso la sua persona una certa tutela.